presentare le onorevoli. Adesso passerei la parola al nostro deputato Danilo Toglielli. Un applauso, grazie. Non dirò grazie Presidente, come ha detto Matteo ovviamente. Comunque Matteo, fate veramente un applauso, questo ragazzo qua ha un coraggio da vendere, questo è veramente un esempio da cui attingere. Grande Matteo. Io volevo ringraziare tutti ovviamente di dedicare il vostro domenica pomeriggio ad ascoltare dei ragazzi normali che sono diventati, sono entrati nelle istituzioni con umiltà e oggi si può tranquillamente, ci possiamo tranquillamente permetterci di dire che siamo più preparati di quelli che 20 o 30 anni che stanno all'interno del Parlamento. E mi permetto anche di dire, vivendo quotidianamente il Movimento 5 Stelle, come il vento stia cambiando. E non lo dico come opinione personale, ma lo dicono i fatti. Iniziamo ad andare ad analizzare ad esempio i comuni dove il Movimento 5 Stelle sta amministrando. Sono 10 comuni in tutta Italia. Senza fare comuni, senza fare nomi e neppure senza indicare le città dove amministriamo. Comunque, in più del 50% di queste amministrazioni abbiamo già sanato i bilanci. Cioè noi abbiamo preso in mano l'amministrazione di città importanti che avevano ad esempio alcune centinaia di milioni di euro di debiti e abbiamo preso in mano da signori che ci dicevano questi conti non si potranno saldare mai. Dopo un anno e mezzo ci sono comuni a 5 Stelle che hanno bilanci in attivo. Significa che queste informazioni, piano piano, come tante altre informazioni, entrano nella mentalità e nel modo di vedere e di aprire gli occhi della gente. Tanti cittadini che non ci conoscono in modo sufficiente, addirittura non ci conoscono addirittura, ci iniziano a vedere in televisione. Molti di voi ci hanno detto a noi portavoce spessissimo andate, avevate ragione. Anche se la televisione, quei talk show fanno schifo, dovrebbero essere chiusi, e con noi aumenta lo share perché ci sfruttano ed è così, abbiamo capito che andandoci, quantomeno non urlando come coglioni, abbiate pazienza, che sono lì da 20 anni, che in Parlamento non ci mettono mai il culo perché non vengono a lavorare in Parlamento, noi canalizziamo i messaggi, diciamo chi siamo, che cosa vogliamo e qual è l'Italia che creeremmo se andassimo ad amministrare. Quindi ci stanno, io vi porto il mio esempio, mi si stanno avvicinando persone di altissimo profilo, dei professori di diritto costituzionale, io faccio parte della commissione affari costituzionali, che mi hanno visto perché sono andato in televisione, quindi hanno visto una persona che magari sa, che ha studiato, che si presenta in maniera moderata e si avvicinano, ci stanno dando una mano, tutta una serie degli avvocati cosiddetti ammazza Porcellum, di quel circa gruppo di 20 avvocati che ha battuto il Porcellum con la schifosa legge fatta dai leghisti, che al nord prendono molti voti, altri professori di diritto costituzionale che ci chiamano per entrare a far parte per lavorare insieme a loro su determinati progetti. Addirittura mi è capitato giovedì di andare a fare una lezione all'Università Tor Vergata di Roma a degli studenti del primo anno di giurisprudenza sulla legge elettorale. Bravo. Per me, per cittadino normale, è una cosa straordinaria, perché i giovani non vanno a votare perché sono stati allontanati dalla politica. I giovani sono liberi, liberi ed onesti intellettualmente. Se andassero a votare, non votano PD, Lega o Forza Italia, perché giustamente questi partiti non gli piacciono i giovani, ma sono talmente lontani dalla politica che non vanno a votare. Quindi iniziare a vedere docenti universitari che dicono oi boh, non va bene che questi ventenni, 22enni non vadano a votare. Iniziamo a chiamare dei politici per parlare con loro magari determinate materie. L'unico che ha risposto sono stato io, il Movimento 5 Stelle, che va all'università. Sapete cosa gli hanno risposto gli altri, in particolare il Partito Democratico? Che non c'è alcun interesse a parlare con gli studenti di politica, perché tanto loro non ci ascoltano. Cioè, questi sono gli amministratori. È per questo che vi dico che il vento sta cambiando e che siamo pronti a governare. Siamo pronti a governare per due motivi fondamentalmente. Perché dall'altra parte ci sono degli incapaci che stanno governando e dall'altra parte c'è gente disonesta. E vi porto degli esempi molto recenti, non voglio neanche dilungarmi troppo. Gli incapaci sono quelli che nel 2011 hanno votato la legge Fornero, che pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha bocciato, perché la Costituzione dice che gli stipendi devono comunque, adesso ve la traduco ovviamente, comprese le pensioni, non possono non progredire in base al costo della vita. E questi signori, PD, Forza Italia, nel 2011, appoggiando il governo Monti,
hanno votato il blocco delle pensioni, dichiarato incostituzionale. E questi signori ora dovrebbero venire a dire a noi che non sappiamo governare, quando era evidente, noi abbiamo detto sin dal primo momento che la legge Fornero era totalmente incostituzionale. Io penso che non si debbano proprio permettere di dirci queste cazzate, io penso proprio di no. Sono nettamente, totalmente in malafede. Porto anche qua gli ultimi esempi degli ultimi giorni. Avete sentito parlare di vitalizi? Sicuramente sì. La Boldrini e Grasso, soprattutto la prima, si sono riempiti la bocca affermando di aver fatto un qualche cosa che si chiedeva da decenni. L'abolizione dei vitalizi, una palla colossale. Camera e Senato hanno votato la sospensione dei vitalizi condannati. Scusate, non ho detto condannati. Ovviamente noi saremo per l'abolizione totale dei vitalizi. Nessuno oggi può più avere privilegi. Politica è una missione, non è una professione, punto. Però almeno iniziate a togliere i condannati, perché ci sono persone che prendono vitalizi dell'utri per essere stato condannato, per dirne uno, per essere stato condannato per associazione esterna, collaborazione esterna in associazione mafiosa. È un reato comunque gravissimo, collegato alla mafia, quindi la storia di Mangano, della protezione di Berlusconi, dei patrimoni di Berlusconi e così via. Ovviamente Berlusconi piglia il vitalizio, condannato in via definitiva, cioè un pregiudicato, per un reato gravissimo come la frode fiscale. In Giappone pigli 20 anni, questo ha fatto 2 settimane qua vicino andare a parlare con gli anziani per farsi capire la differenza dello stato di diritto. Ebbene, cos'è che hanno fatto questi signori? Hanno detto che loro sospendono i vitalizi condannati fin tanto che solo per i reati gravi, non per l'abuso d'ufficio, ad esempio. L'abuso d'ufficio, vi faccio un esempio semplicissimo. Io sono un amministratore, un sindaco, mio figlio, mio cognato, un amico che ha un'impresa edile, in commissione, perché i sindaci lo possono fare, gli do una, assegno direttamente un appalto, non facendo un concorso, una gara pubblica, dove tutti possono partecipare, il miglior offerente, quello che presenta il miglior progetto, come in un paese democratico e libero, vince. No, lo assegno al mio amico. Quello abuso d'ufficio è gravissimo, perché sempre da lì parte la corruzione, sempre da questo modo di fare aumentano i costi dei servizi o vengono tagliati i trasporti, la sanità, gli asili, perché c'è qualcuno che amministra, che se ne approfitta dei soldi pubblici che gestisce. Bene, questi signori mantengono vitalizio solo per i reati superiori ai 6 anni, quindi gli altri tutti presi. Ma non è vero, neppure loro, perché viene sospeso. Tu sei condannato, ok? Dopo un po' puoi chiedere la riabilitazione, gliela danno a tutti e tu ti ripigli il vitalizio con gli arretrati, cioè ti pigli il vitalizio con la rivalutazione, e questi stronzi ti vengono a dire che loro hanno abolito i vitalizi. Quindi, signori, io penso che oggi ci sia una sola strada, più nessuno può garantire niente, perché il Movimento 5 Stelle fa fatica a livello amministrativo. Noi abbiamo un voto d'opinione e molta gente, soprattutto al sud. Al nord prendiamo meno voti, perché la clientela del nord è peggiore di quella del sud. Il sud o sei con la mafia, o sei con la clientele, o sei contro. Qua è la ragnatela, siccome l'economia gira meglio, ahimè, del sud, ahimè, perché sarebbe buono che anche al sud girasse l'economia. Ci sono tutta una serie di strutture, sovrastrutture che danno lavoro, qualche goccina del grasso arriva più o meno nelle case di tanti, e quindi questi signori, seppur onesti, cosa fanno? Mica posso votare il Movimento 5 Stelle se il sindaco o l'assessore uscente mi ha comunque permesso al figlio di avere un appalto, al figlio di avere un posto di lavoro, perché così è. C'è pieno di enti inutili, le società partecipate sono soprattutto al nord, piene di gente piazzata, piene di gente che non fa una mazza, e però comunque quelle persone qua, oneste, sopravvivono. Questo si chiama voto di scambio, signori. Questo è voto di scambio. Io oggi non ho lavoro, io oggi non ho un centesimo per mantenere me e la mia famiglia, trovo un mafioso che mi dà 100 euro, li prendo e voto chi mi dice. O trovo un politico che mi garantisce chissà che cosa, gli do il mio voto. O trovo un mio datore di lavoro, le cooperative di cui abbiamo sentito tanto parlare, no, tutte inquisite, tutte di disonesti e tutte del centro-sinistra, di NCD, di tutti i partiti, eccezione fatta ovviamente il Movimento 5 Stelle. Cosa ci dicono? Io, guardi, questi politici qua è 20 anni che ci danno appalti, è 20 anni che ci danno lavoro, se non li voti perdi il lavoro. Questo è voto di scambio. Per concludere, come lo eliminiamo il voto di scambio? Con la proposta del Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, perché se io perdo lavoro, quei 600-700 euro che mi danno la cooperativa, io non sono in mezzo a una strada,
io prendo il reddito di cittadinanza, la struttura delle agenzie per l'impiego mi riqualificano, mi formano, mi rimettono sul mercato e trovo un lavoro, cioè il cittadino torna ad essere libero, e un cittadino libero vota come cazzo gli pare, scusate, ma non come gli viene imposto. Quindi noi dobbiamo dare libertà e dignità ai cittadini. Non lo vogliono fare, qui concludo, scusate se mi sono dilungato, perché loro vogliono un popolo ignorante, un popolo sotto ricatto. La riforma della scuola appena fatta è uno schifo che toglie soldi alla scuola pubblica e dà soldi alla scuola privata, cioè ci sarà una scuola di serie A dei ricchi e una scuola di serie B di quasi tutti gli altri, dei cittadini, perché mantenerli meno consapevoli significa prenderli ancora al voto. Invece con il reddito di cittadinanza e con la libertà e con una vera formazione e informazione, questi signori di voti non ne prende più neanche uno. Quindi salire sul carro dell'onestà è l'unica strada percorribile che noi oggi abbiamo, tutto il resto non darebbe futuro. Grazie molte, grazie infinite. Grazie Danilo, grazie per la tua testimonianza. Adesso passerei la parola al nostro consigliere regionale Stefano Buffagni. Vai Ste! Sì, scusate il ritardo. Intanto vi ringrazio di essere qua e abbiamo avuto anche la fortuna di avere una bella giornata. E io vorrei raccontarvi prima un paio di cose, giusto per aggiornarvi su quello che stiamo facendo in regione e soprattutto per farvi capire quanto la regione sia coinvolta nelle scelte che toccano i comuni e nel caso specifico Segrate. Noi domani andremo all'assemblea di Ferrovie Nord Milano, che nelle ultime due settimane è stata coinvolta in uno scandalo dove praticamente appena il Movimento 5 Stelle ci ha messo dentro la testa, abbiamo tirato fuori i conti, i numeri, cose che erano lì da 17 anni, abbiamo iniziato a dimostrare che questa gente ruba. Ruba perché evidentemente sono avidi, non gli bastano i soldi che prendono. C'era un presidente che guadagnava 400.000 euro all'anno che aveva il coraggio di farsi rimborsare il poker online, le macchine per i figli, i siti porno, cioè attenzione, spagati da noi. Poi in compenso ci fanno viaggiare sui carri bestiame, con l'aria condizionata spenta d'estate, quindi si muore di caldo, con riscaldamento che non funziona d'inverno in modo tale che viaggiamo al freddo e al gelo, e nel frattempo che i nostri soldi assumono gente di Forza Italia, gente amici degli amici, mai una volta che viene fatta una scelta per competenza. Bene, noi quello che abbiamo fatto è semplicemente andare a guardare i numeri. Testa dentro, niente di più. E questo perché? Per invitarvi a fare la stessa cosa da cittadini in qualsiasi cosa, anche nei comuni. Sono stato sabato, alias ieri, mi sembra una vita, a inaugurare un centro di riciclo del compostaggio. Cosa vuol dire? Un comune in provincia di Milano, non stiamo parlando di un altro mondo, qui utilizza i nostri rifiuti, i vostri rifiuti umido, per generare biogas e energia. Quindi vuol dire che il comune non paga per lo smaltimento dei rifiuti, stanno guadagnando soldi utilizzando i nostri scarti. Perché? Perché come diceva una persona abbastanza saggia, nulla si crea, nulla si distrugge. Quindi il concetto qual è? Sono rifiuti, se li riusciamo a gestire in maniera intelligente sono una risorsa economica. Questo comune è riuscito a non far pagare metà della TASI ai suoi cittadini per un questo... adesso non devo urlare perché sono troppo vicini, Un altro esempio è quello del centro commerciale. Qui voi stanno facendo a poca distanza da qua nel vostro comune un nuovo mega centro commerciale, vendendocelo come posti di lavoro, sviluppo, innovazione.
Bene, sappiate che in giro per la Lombardia stanno chiudendo una marea di ipermercati perché è semplice speculazione, non è sviluppo sostenibile. A Cinisello Balsamo c'è il rischio che chiuda l'Ocean e nel frattempo gli sviluppatori stanno cercando di ampliare il centro commerciale. Allora un comune serio deve ragionare nell'interesse dei cittadini, perché poi se tu sviluppi questo tipo di commercio non ti puoi stupire se i negozi di vicinato chiudono, se le attività muoiono, se non c'è più vita nei centri dei paesi. Allora quello che secondo noi un sindaco deve fare è pianificare nell'interesse della collettività, non perché facendo quel centro commerciale ci sono mega oneri di urbanizzazione, quindi si possono fare le peggio opere inutili per poi farsi rivotare. Bisogna avere la forza di guardare uno sviluppo di medio periodo. Bisogna smettere di guardare al domani mattina, che è quello che sta facendo Renzi. Danilo prima vi ha raccontato di quello che stanno facendo, ma è semplice, questi raccontano palle per prendere il voto domani mattina e sopravvivere, e nessuno pensa a una distanza che sia almeno di 5-10 anni, nessuno. Noi quello che stiamo facendo è questo, ci mettiamo due mandati. Questo cosa significa? Significa che io, nella migliore delle ipotesi, se faccio due mandati, ho da tornare nel mondo reale, voglio trovarlo meglio di come l'ho lasciato, perché io lì dentro ci devo tornare a lavorare, non mi siedo su una poltrona che è comoda. E per questo motivo noi, ormai è dimenticato, ma ci siamo tagliati gli stipendi, ormai è dato per scontato, abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, avete idea quanti soldi sono, quante cose, quante cooperative si possono finanziare, quanti voti si possono comprare? Bene, noi avevamo detto ai cittadini che quei soldi non li prendevamo e stranamente, rispetto al passato, una forza politica ha mantenuto fede a quello che ha detto, avevano detto che non li prendevamo e non li abbiamo presi. Io l'anno scorso ho ridato indietro 54.000 euro netti, io vi assicuro, provate a mettervi un attimo a pensare quanti soldi sono 54.000 euro netti. Cioè davvero, tasse già pagate, chissà, pensate quante cose si possono fare. Bene, noi l'abbiamo fatto perché era un impegno preso con i cittadini ed è su queste cose che voi dovete misurare la differenza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri, che raccontano una cosa e ne fanno immancabilmente un'altra. Renzi da questo punto di vista è il re. Prima di essere eletto, anzi eletto, prima di diventare Presidente del Consiglio... Vabbè, siamo una repubblica parlamentare, quindi. Lui pontificava su qualsiasi cosa, aveva la risposta su qualsiasi cosa, appena è toccato sedersi a lui ha sempre trovato una giustificazione. Anche la cosa delle pensioni, che vi ha detto prima Danilo, cioè questo qua sta riuscendo a vendere in televisione come un bonus un errore che hanno fatto, che dovrebbe essere un diritto. Cioè vi rendete conto che ci sta prendendo per il culo? Allora noi dobbiamo riuscire a fare aprire gli occhi alle persone, dai piccoli comuni fino al governo di Roma. E come ha detto Danilo, guardate, noi, qualcuno di noi sta iniziando ad andare in televisione, non è quello il termometro. Quello serve soltanto per far vedere che siamo gente credibile, che sappiamo di quello di cui parliamo. Ma provate a guardare i curricula di questa gente. Guardate i curricula di chi avete mandato nelle istituzioni. C'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè Gigino a Porpetta, cioè, voglio dire, voi vi rendete conto che noi abbiamo Razzi come senatore e poi ci stupiamo che l'Italia va a rotoli? Allora quello che noi vogliamo è semplicemente mettere merito e competenza ovunque, cittadini onesti che vadano a lavorare nell'interesse della collettività, il resto lasciamo la Forza Italia. Grazie. Bravo! Grazie Stefano. Voleva dire una cosa Matteo? Sapete, ho ascoltato un intervento di un comico, Paolo Rossi, che disse Parlamento. Qualcuno parla e mente. Ecco, e quindi ho fatto una riflessione. Quando i comici, cioè Paolo Rossi, Beppe Grillo e gli altri, diventano politici, è perché i politici sono diventati comici. Bravo Matteo! Detto questo, ripasso la parola. Grazie Matteo. Niente, volevo far salire sul palco, prima di presentare la lista di persegrate, il candidato sindaco di Cologno Monzese, Monica Motta. Monica! Monica! Dirà due parole anche lei. Che bello. Ci porta la sua esperienza di campagna elettorale a Cologno Monzese. Grazie mille per avermi invitato, io ho conosciuto Diego durante la campagna elettorale, la cosa fantastica che io ho riscontrato nel Movimento 5 Stelle, che mi sono avvicinata da un anno perché a Cologno ho cercato di difendere 200 piante che hanno abbattuto sane per motivi che abbiamo scoperto, hanno venduto il legno.
e mi sono avvicinata al movimento perché è l'unico che ha appoggiato una battaglia ambientalista come questa. Tutti gli altri hanno voltato la faccia dall'altra parte. Io con Diego sono diventata amica come tutti gli altri meetup, ci siamo aiutati tantissimo sul territorio. Io quando ho chiesto di partecipare a quegli eventi che facevamo a Cologno, loro sono sempre stati disponibili, io ho ricambiato, siamo diventati amici. La forza del movimento è questa, sono i cittadini la forza del movimento, sono quelli che vengono, ci conoscono, partecipano, vengono alle assemblee, stanno con noi, lottano, ci credono veramente. Ed è questo, ogni cittadino, tutti voi potete portare e informare gli altri. Questa è la vera forza, che altri non hanno, perché gli altri si appoggiano ai soldi. La campagna elettorale nostra è costata pochissimo, come quella di Diego, credo. Ci siamo autofinanziati tutti, questo va detto. Gli altri hanno i finanziamenti pubblici, che sono soldi delle persone. Basta con la politica, dove vivono, di politica, il politicante deve sparire, è il cittadino che deve amministrare la città, come amministra una famiglia, sapendo che se si risparmiano dei soldi si possono utilizzare. Il comune di Cologno corrotto, io perché parlo la lingua lunga, molto lunga, e dico sempre quello che penso perché non ho paura, mi hanno tappato la bocca nei miei cartelloni. Mi hanno preso il cartellone e mi hanno tappato la bocca, ma io vado avanti e quando trovo il consiglio comunale corrotto, l'anno scorso hanno arrestato il vice sindaco e l'assessore ai lavori pubblici che avrebbero preso 300.000 euro per 6 anni per una tangente sulla parte della spazzatura. Una cosa vergognosa che probabilmente da anni a Cologno veniva e è venuta fuori. Il sindaco non ha neanche dato le dimissioni, ha detto che faceva per il bene del comune di rimanere lì. Ma quale bene del comune, che tu eri lì ad amministrare e hai detto che non sapevi niente? Allora o sei uno incapace o sei dentro in pieno anche tu. E io spero che lo vengano a prendere e io entrerò in consiglio comunale. Magari non vincerò, non lo so quello che succederà. Speriamo tanto di arrivare al ballottaggio a Cologno, perché gli facciamo paura. Oggi abbiamo visto la scheda elettorale, la stiamo mettendo su internet. Il Movimento 5 Stelle doveva essere posizionato in alto a destra, è stato messo in basso. In basso, perché non si veda, perché la gente non lo deve vedere, non devono sapere, perché hanno paura. Vinceremo comunque, prima o poi, ma vinceremo. E quando prendiamo una regione, le prendiamo tutte. Grazie. Brava. Grazie Monica, bravissima, complimenti per la tua tenacia. Niente, io lascerei la parola adesso al nostro candidato sindaco Diego Di Malta, che ci racconterà un po' dei progetti per Segrate, ci parlerà un po' del programma e ci presenterà anche la lista del Movimento 5 Stelle che si presenterà appunto alle prossime elezioni fine mese. Grazie, un applauso. E Diego. Buonasera a tutti. Ma quanti siete? Quanti siete? È questa la cosa bella del movimento, lo diceva prima Monica, che adesso se n'è andata. Noi non siamo un partito, siamo una comunità, e questa è la cosa bella, è una famiglia grossa. Noi 25, noi della lista, non ci conoscevamo neanche 2 anni fa, 3 anni fa, e adesso siamo una famiglia, ci sentiamo tutti i giorni. Rossano che è lì con la maglietta arancione, mi chiama 3-4 volte al giorno, alle 7 di mattina, alle 2 di notte, mi dice: Diego, ti devo dire una cosa, chiamami che è urgente. Ma cosa c'è di urgente all'1 di notte? E poi a volte litighiamo, come in tutte le famiglie, poi gli porto un mazzo di fiori, cioccolatini, da un bacino e facciamo pace. Ma è proprio questo la nostra forza, è che siamo una comunità e nessuno deve restare indietro. E noi in 25 che provengono tutti da storie diverse, c'è la casalinga, il disoccupato, ma questa cosa qua non è perché vogliamo fare i belli coi cittadini, guarda, abbiamo anche noi un rappresentante della tua categoria, no, è perché ci siamo trovati così e questa cosa per noi è una ricchezza, ognuno può portare il suo punto di vista, che è un punto di vista che io non conosco. E quindi è questo che ci ha permesso di creare un programma bellissimo di 25 pagine, 25. Il loro programma ne ha 2! Ma come faccio a parlare di politica con uno che ha un programma di 2 pagine? Ma su cosa mi devo confrontare? Quali possono essere i progetti in 2 pagine? In 2 pagine non scrivo neanche il nome delle persone che sono qua io. Il nostro programma l'abbiamo dovuto addirittura riassumere in 5 pillolette, 5 punti, diciamo. I più importanti,
La trasparenza e democrazia partecipata, che per quanto mi riguarda è la base di tutto, perché da qua poi parte la correttezza, parte il miglioramento di tutto quanto. Poi l'aiuto ai disabili, l'aiuto ai lavoratori, rifiuti zero e sicurezza. Su questi 5 punti e abbiamo appunto strutturato il nostro programma, che è realizzabile, ma non tra 100 anni, perché noi non siamo qua a fare promesse, non promettiamo astronavi, aeroplanini sulle rotonde, giostre, soldi. Noi siamo qui a dire cose, progetti, a illustrare i progetti che possono essere realizzati domani a costo zero con l'aiuto di tutti voi. Qua siamo appunto una comunità. Come dicevo, la prima cosa, perché per quanto ci riguarda la più importante, è la trasparenza. Perché la trasparenza? Perché a Segrate c'è un grave problema di trasparenza. Succedono le cose, i cittadini non lo sanno. 3 giorni fa la giunta, con 3 voti a favore e 2 contro, 3 giorni fa appunto, quando tra 7 giorni si va a votare, ha deciso di togliere un'area verde e di fare un centro commerciale, quando non si potrebbero prendere queste decisioni anche solo moralmente, ma neanche legalmente. Tra 7 giorni non sarei più il sindaco. Beh, questa qua è una cosa incredibile. La trasparenza è questo. Trasparenza è anche partecipazione. Partecipazione nel senso che quando a Segrate ci sono dei problemi, se voi avete un problema e dite andiamo a parlarne in consiglio comunale e alzate la voce, alzate anche solo la mano, venite allontanati, perché dovete stare zitti, dovete andare lì e prendervi quello che loro vi fanno fare. Volevo dire una parolaccia, ma mi sono trattenuto. Dovete prendervi quello che vi dicono loro e basta, stare zitti. Invece no, per quanto ci riguarda, la cosa più importante è l'opinione del cittadino, sentire che cosa ne pensa. Per questo motivo nel nostro programma abbiamo inserito lo strumento del question time, vale a dire che 5 minuti prima di ogni consiglio, no 5, scusate, 15 minuti prima di ogni consiglio comunale, il cittadino deve e può alzare la mano e il consigliere deve rispondere alle sue domande, perché non esiste che ci allontanano. Bravo! Dobbiamo eliminare questa barriera che c'è tra il cittadino e l'amministrazione comunale, ma non esiste. I soldi che usa il comune sono anche i nostri soldi, quindi ci deve essere il bilancio partecipato, che non è uno strumento futuristico e irrealizzabile. In tanti comuni, anche qua a Monza, ce l'hanno e funziona benissimo. Che cos'è il bilancio partecipato? È una cosa di buon senso. Dobbiamo spendere i soldi, sono i soldi del cittadino, chiediamo al cittadino come spenderli, perché forse il cittadino 170.000 euro per mettere un aeroplano su una cavolo di rotonda non li spendeva. Bravo! 680.000 euro per fare un bar in un giardino, ma dove? Ma cos'è? La villa di Arcore, 680.000 euro? Bravo! Ma stiamo scherzando? Quindi il bilancio deve essere, le spese di bilancio devono essere decise dai cittadini. Questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa che vogliamo inserire è sempre appunto a favore della trasparenza, è il fatto di rendere trasparenti i bandi e le gare.